Ciao a tutti, io sono Tato Chiala, in verità mi chiamo Renzo, 28 anni, vengo da Ivrea, che dirvi? Che ho una voglia di snowboardare allucinante, voi non avete presente, e dovrà venire anche a voi questa voglia, quindi proveremo a farvela venire. Di solito organizzo la mia stagione invernale a Bardonecchia, come base, dove è un buon posto con l'alpipe olimpionico, cioè ci sono diciamo varie possibilità per allenarsi molto bene, sia nello snowpark che anche nel freeride in generale. Se no da Bardonecchia mi muovo in generale in tutta Italia, perché l'Italia è bellissima, abbiamo un sacco di spot bellissimi, poi con la nevicata dell'anno scorso ancora meglio. E che dire, Europa, pochettino, quest'anno un po' in America sono stato, si gira, via, ci proviamo. Scena americana, ho notato questo incremento anche degli skier freestyle che si danno anche da fare, voglio dire. Anzi, poi vorrei sfatare con questa cosa qua, vorrei proprio togliere dalla bocca della gente che c'è rivalità con gli sciatori, perché non è vero, alla fine io tutto l'inverno giro con loro, mi trovo con gli snowpark con loro, sono delle grandi persone, e quindi non è cosa tu fai o come lo fai, ma è chi sei. Quindi se una persona ci sta dentro, può essere anche Alberto Tomba, però se è simpatico è simpatico, ci si va a snowboardare e a sciare insieme. Ti dirò, ci sono due aspetti un po' diversi dello snowboard. Molta gente inizia, come ho fatto io, con le gare per affermarti, per pigliare gli sponsor e via dicendo, per creartelo poi come un lavoro. Io ho iniziato dalle gare e penso che sia stata la cosa fondamentale per me, perché mi ha insegnato un sacco di cose, tra cui avere rispetto per quello che fai, perché solitamente molte volte capita che questi ragazzi vengono presi e lanciati ai massimi livelli con l'attenzione e finiscono col poi a ritrovarsi magari avere lo sponsor, queste cose, ma poi alla fine a non spaccare, cioè a non avere livello. E questo è una cosa, fortunatamente, che nel mio caso, facendo le gare, avendo iniziato con le gare, non me l'ha fatto vivere questa cosa. O ti impegni e hai risultati, o altrimenti, ragazzi, vestito firmato, dopo un po' bisogna cambiarlo. Però bisogna cambiarlo facendo snowboard, non andando a passeggio. Penso che Modena dia una grande mano a livello mediatico e in generale a tutto quanto. Avere la possibilità di fare un evento in città richiama l'attenzione appunto delle persone che, non avendo mai praticato questo sport, non avendolo mai visto, per la prima volta si possono avvicinare a questo sport, vedere, perché avendo una struttura possono anche vedere con occhio, e appunto magari motivarsi e cercare di provare, trovarlo interessante, interagire con le persone che lo fanno, magari conoscere i rider, cercare di capire. Secondo me è una buona cosa Modena, ed è in continuo aumento, infatti le persone che vengono per un anno tornano l'anno dopo, perché comunque è d'impatto, serve, cosa dire, va bene che ci sia. Io volevo ringraziare snowboard.it, che mi ha dato la possibilità di questa bellissima intervista, e ringrazio tutti i miei sponsor che mi hanno sempre supportato, i miei genitori, importantissimo, la famiglia, tutte le cose che noi in Italia abbiamo qua. E che dire, spero che le persone abbiano capito una cosa da me, e la giudicheranno loro, non la giudicherò io. Spero più che altro che le persone abbiano capito di rispettare la montagna, di andare in montagna a divertirsi con gli amici.